Abbiamo fatto le cose in grande, eh? Sì, perché abbiamo trovato il negozio giusto. È Carlo, la persona giusta. Carlo, il tuo ex? Ma no, l'arredatore! Ci ha aiutato nella scelta e abbiamo trovato tutto quello che stavamo cercando. E poi ho pensato anche agli sconti, fino al 40%. E bravo l'arredatore! Oh. Sogna in grande, da noi è possibile. Assessore, nel weekend si torna a parlare di sport, tante presenze in città per un torneo che si conferma con la sua sesta edizione. Sì, è un bel momento di sport, dedicato alle più piccole, alle bambine che si cimenteranno nel torneo di softball. È un torneo che ormai è una tradizione per il Comune di Sanremo, a cui il Comune di Sanremo tiene comunque molto. C'è di bello che in questa domenica Sanremo sarà veramente la città dello sport di cui meritoriamente ha avuto il riconoscimento qualche anno fa, perché si troverà il torneo, appunto, il torneo di softball, il torneo tessitore di pallavolo e il rally storico di Sanremo. Quindi vuol dire che tutto quello che fa sport a Sanremo è di casa, e questo è un vanto dell'amministrazione, puntare sempre di più su manifestazioni sportive che, come stava dicendo lei, garantiranno anche un indotto turistico, perché si parla di circa 600 presenze per il softball, altrettante per il torneo tessitore, e vedremo cosa porterà comunque il rally di Sanremo, che è una manifestazione molto molto sentita. Il rally storico è una manifestazione che in Europa è veramente molto sentita. Sanremo è sport, e penso che questo sia il miglior messaggio che possiamo lasciare. Sanremo si prepara per un weekend di sport dedicato alle più piccole, tante presenze in città, ma come è organizzato? Allora, innanzitutto quest'anno lo facciamo a 10 squadre, il torneo Frisbee Up è sempre un ricordo di una mia compagna di squadra, Fulvia Pavone, che è deceduta, e perciò la ricordiamo con molta simpatia. 10 squadre, l'obiettivo era 8, però sono diventate 10 perché già abbiamo avuto tante richieste, addirittura abbiamo avuto richieste dalla Francia e dall'Olanda. Per quest'anno abbiamo dovuto accettare solo una squadra da Praga, vediamo come si protrarrà negli anni la vicenda. Grande organizzazione, si svolgerà su 3 campi, il torneo è under 13, solo per bambine. L'unica diversità rispetto a altri tornei che si svolgono in tutta Italia d'estate è il fatto che noi accettiamo solo ragazze facenti parte della società senza prestiti, tante volte si rinforzano, invece diamo modo alle ragazze di giocare e fare esperienza anche alle meno esperte, diciamo. C'è grande organizzazione, abbiamo sempre pronto anche il piano B in caso di pioggia, per garantire alle squadre che arrivano sempre di giocare, che è la cosa più importante. Quando si affronta un viaggio e l'incognita della pioggia penzola sulla testa è brutto, perciò si giocherà senz'altro, se pioverà si giocherà al Mercato dei Fiori, che è una struttura che ci permette di fare anche lì almeno 2 campi. Niente, aspettiamo e stiamo fremendo per l'organizzazione, per l'occasione la città ha tinto la fontana di rosa per il nostro colore della società, che è la Softball School, che è appunto il pink. Un grande successo è la partecipazione anche delle Softball School. Softball School è un progetto che nasce a Sanremo, attualmente ci sono 6 scuole in tutta Italia, parteciperà anche la neo aperta che è Macerata, e in ordine poi a Vigliana, Castion delle Mura e noi. Di conseguenza è un successo per questo progetto, che nasce per allargare la base del softball, che è un prodotto nonché uno sport bellissimo.